Codrea. Rinvio di brivio e finisce qui, vince il Genoa 3-1. Si parte allora con il Genoa in possesso di palla, con il pressing ai danni dell'ex difensore della Fermana, che riesce comunque a liberarsi del pallone. Attenzione però, Bressan poi recupera bene Tangor, ma ancora Genoa in avanti con Codrea. Di Santo sulla sinistra, prova ad andarsene alla vecchia, pallone in mezzo, Tangorra respinge bene con il destro, ancora Codrea, Ascoli però in difesa in questo primo tempo, giocatore rumeno prova ad andarsene a Caracciolo, pallone in mezzo ancora per Carparelli, troppo lungo però, sinistra per Savini, lancio lungo, anticipo di Codrea. Pronto comunque Codrea, alla battuta del tiro della bandierina, pallone che spiove in mezzo, colpo di testa da parte di Svitanovic, con pallone che ha dato davvero l'illusione ottica del gol. Con le mani a servire Bonfiglio, buono lo stacco per Bonetto, recupera palla il Genoa con Codrea, ottimo gioco di gambe di Codrea che poi subisce fallo da parte di Bonetto, allora calcio di punizione a favore del Genoa. La rimessa con le mani a favore dell'Ascoli, che già è partito con la vecchia, prova una percussione delle sue, la vecchia cade a contatto con Codrea che comunque recupera il pallone, ancora il Genoa ora, Codrea a sinistra per Madbi, avanza ancora Madbi, ha spazio davanti a sé, pallone in mezzo, la respinta di Aronica, poi Olivi, ora Codrea, tocco di prima per Madbi, si gira bene l'attaccante tunisino, ancora Codrea, tutto di prima, molto bella questa manovra del Genoa, ancora Codrea che prova a scendere a sinistra, la conclusione, il sinistro in rete, il pareggio da parte di Mihalcea. Tutto è pronto per questo incontro, per l'inizio della 15ª giornata del campionato di Serie B. La palla al Genoa che inizia in questo momento. Dalla distanza Codrea al centro area su Carparelli, che tenta di indirizzare di testa nell'angolino, cross al centro, Codrea di prima intenzione non riesce a trovare il tempo giusto e può ripartire in questa fase l'Ancona con Tarana sulla destra, cerca il suggerimento, cerca soprattutto un compagno al centro dell'area, non trova, si deve per forza di cose arrestare e la palla viene messa in fallo laterale da Paul Codre. Calcio d'angolo con questo pallone che attraversa tutto lo specchio della porta. Codrea tenta di servire Bressan al cross e lì mancava proprio Madbi. Intanto Paul Codrea lo vediamo in questo istante battere questa punizione pericolosa. Attenzione perché sembrerebbe essere entrata in gol la palla. Codrea alla battuta. Paul Codrea. E termina qui questo incontro che vede vittorioso il Genoa per 4-2, 6 gol qui a Luigi Ferraris. Fischio d'inizio che arriva proprio in questo istante, 17ª giornata del campionato di Serie B.
riparte Codrea, questa volta tutto regolare, pallone in area di rigore. Arriva Mignani, è lui che tocca per ultimo il pallone. Lancio direttamente in area di rigore da parte di Brambilla. In anticipo su tutti, Giacchetta però mette fuori. Poi Radice si butta avanti il pallone, non bevono assolutamente la finta i difensori genoani, che ora cercano di ripartire con Bressani. Ecco Tiribocchi. Non è riuscito però lo scambio. E allora può ripartire il Genoa, fasi molto confuse queste della gara, è rimasto a terra Codrea. Taddei. Martinelli, la chiusura su di lui da parte di Codrea, in questo caso molto preciso anche in fase difensiva. Largo a destra, può controllare Bressan che cerca di andare via, l'arbitro qui concede il vantaggio. Codrea in profondità, Carparelli, posizione regolare, il destro, c'è Fortin. Trentalange guarda il cronometro, c'è una rimessa per il Siena, ma non c'è più tempo. L'arbitro manda le squadre agli spogliatoi con 4 minuti esatti di recupero.